Buonasera. Il tempo previsto nei prossimi 10 giorni all'incirca fino al 17 luglio. In sintesi potremmo dire due brevi ondate di caldo di 3 giorni ciascuna, rintuzzate da due rinfrescate di natura atlantica, addirittura crollo termico a metà mese, crollo anche di 10 gradi per l'arrivo della seconda duratura rinfrescata atlantica. Ma andiamo con ordine, l'ondata di caldo in atto interesserà giovedì 8 anche il centro-sud, come mostra questa mappa che riporta le temperature previste a 1500 metri. Il color marrone scuro sta a indicare valori intorno a 20 gradi, mentre il rosso sta a indicare valori di 25 gradi a 1500 metri, valori tipici delle grandi ondate di caldo. Per ottenere la corrispondente temperatura a livello del mare basta che voi aggiungiate 15-17 gradi ai valori osservati su questa mappa. Giovedì 8 rinfresca al nord con molti temporali, venerdì 9 rinfresca al centro, sabato 10 anche al sud, come mostra la mappa a 1500 metri, ove la temperatura di 20 gradi abbandona l'Italia, come dire che allora le temperature massime saranno quasi comunque inferiori a 32-33 gradi. Ma domenica 11 l'africano si affaccia di nuovo al centro-sud, come mostra questa mappa a 1500 metri. Infatti una a 20 gradi lambisce di nuovo all'Italia, come dire massimo intorno a 33-35 gradi su zone interne del centro-sud, 28-32 sul resto dell'Italia lungo le coste. Lunedì 12 l'ondata di caldo si propaga anche al nord Italia, massimo intorno a 33-35 gradi nelle zone interne dell'Italia. Apice dell'ondata di caldo martedì 13, come mostra questa mappa a 1500 metri, sempre ove la temperatura di 20 gradi raggiunge addirittura il nord Italia e addirittura c'è una 25 gradi che ricopre gran parte del centro-sud, valori tipici delle grandi ondate di caldo. Massime pertanto di il giorno 13 di 36-38 gradi su Emilia, Romagna, Marche, Umbria, interno del sud, e punte di 40 sulla Puglia, sulla Sicilia, sul Materano, 28-32 gradi sulle restanti regioni non citate e lungo le coste. Ma poi improvvisamente il 14 luglio un blitz sull'Italia di un vortice di bassa pressione, un ciclone, colmo di aria fresca atlantica, irromperà sull'Italia e in 24 ore debellerà il caldo su tutte le regioni. Infatti sulla mappa a 1500 metri la temperatura, potete vedere, scenderà ovunque sotto i 20 gradi, come dire che vi sarà un crollo delle temperature su tutta l'Italia, tanto che le temperature massime si porteranno tra il 14 e il 15 quasi ovunque sotto 30 gradi in appena 24-48 ore, e tale resteranno almeno fino al 17 luglio. Infatti è previsto che dal 17 luglio il vortice, come mostra questa mappa alla quota dei 1500 metri, sia ancora prossimo all'Italia con il suo carico di aria fresca, e siccome tali vortici isolati si spostano piuttosto lentamente, si potrebbe ipotizzare che l'aria fresca di origine atlantica seguita a interessare l'Italia fino almeno il 20 luglio circa. Dal 14 al 17 di luglio ovviamente ci saranno anche temporali al centro-nord, ancora dimenticato dalle piogge invece al sud, ove prevediamo che le piogge arrivino nella settimana successiva.